Bella a tutti ragazzi, eccoci qui con Call of Duty World at War Zombie e questa è una custom map che si chiama Campground, ovvero campeggio. È una mappa che ho visto fare nel primo episodio da Cascino. Da Cuscino, scusate. Dico primo episodio perché nel momento in cui sto registrando questa mappa lui ha pubblicato solo un episodio, quindi non si sa ancora molto. Questa mappa diciamo che ci tenevo a portarla anch'io perché mi è piaciuta fin dall'inizio in maniera molto, diciamo, convincente, perché mi ricorda molto l'ambientazione di The Walking Dead, che è un telefilm che io amo. E niente, quindi appunto ho deciso di provare a portarla, anche se sto facendo veramente tanta fatica. Adesso non so a che numero di tentativo sono arrivato, ma veramente ci sto provando già da una mezz'oretta buona, perché purtroppo, per quanto sia bella, è molto complicata ed è piena di bug. Mamma mia, infatti cercherò di accoltellare il meno possibile proprio perché ci sono dei bug molto fastidiosi. E nonostante mi viene d'istinto di accoltellare per abitudine, cercherò di farlo il meno possibile. Questa qui sarà una live ad obiettivi, spero non troppo lunga. E diciamo gli obiettivi sono avere tutti i perk, avere due armi potenziate e arrivare almeno al round 20. Io non penso ci sia un easter egg in questa mappa, in quanto, anche se non lo sembra, è più o meno una box map. È una mappa molto piccola, cioè alla fine ci sono solo due porte, questa e quella. E quindi non penso ci sia un easter egg. Io nel frattempo gioco, quindi vediamo come va. Se poi l'easter egg c'è e io lo trovo, beh, tanto meglio. Se invece non c'è, ragazzi, è stato bello, ho fatto una sopravvivenza, spero decente. Spero. E quindi niente, faremo i primi round in questa parte della mappa, quindi nella first room, per mettere da parte un po' di punti. Perché comunque sia, le porte costano, davvero, o meglio, ce n'è una in particolare che costa, che è questa qua alle mie spalle, perché costa 5.000 mentre questa qui costa 2.000. Quello che ho raccolto è un bonus che hanno aggiunto in questa mappa i creatori, che si chiama Infinite Ammo, e quindi niente, noi avremo semplicemente munizioni infinite per tutto il round, cioè scusate, per tutto il round, se magari per 30 secondi. Quindi vabbè, niente, approfittiamone, tanto detto che cercherò di accoltellare il meno possibile, perciò vabbè, approfittiamone. Sta già finendo. E va bene, basta. Smettiamola di sprecare colpi. E niente, dicevo, sono tentato. Anzi, non dicevo questa cosa, però la stavo pensando. Sono indeciso sull'aprire la porta da 5.000 o quella da 2.000. Molti direbbero: pirla, apri quella da 2.000 che ti costa meno inizio partita. Però non è così facile a dirla tutta, perché non voglio spoilerare, ma qualcosa devo dire. Da quella parte lì c'è la Juggernog. E in teoria ci dovrebbe anche essere già la cassa, da quella parte. E quindi sono più propenso ad andare. Vabbè, comunque, sentite, mi sento più sicuro ad andare prima da quella parte. Quindi diciamo che l'intenzione è quella di accumulare punti per adesso e poi aprire direttamente quella porta e iniziare già a prendere qualcosina. Iniziamo a prenderci già il quick revive, che non si sa mai. E niente, per adesso quello che dovevo dire l'ho detto. Penso che, allora, io non so quando pubblicherò questa serie, questa piccola serie, che penso saranno 2-3 episodi, non di più. Non so quando la pubblicherò. Comunque penso che nel frattempo Cuscino abbia già fatto uscire tutti i video. Quindi io, siccome vi lascerò il canale in descrizione, voi potete anche andare direttamente a guardarveli lì. Perché non so se lui farà l'easter egg. Se nel caso ci fosse un easter egg, magari lui lo farà. Io non lo so. Quindi comunque sia, per correttezza, anche visto che l'ho scoperta da lui questa mappa, vi lascio il canale in descrizione. E tra l'altro ci tengo a precisare che Coscino, per quanto mi riguarda, è uno dei migliori giocatori italiani di zombie. Cioè, veramente, spesso vedo fare cose che
io non riuscirei a fare, cioè personalmente non riuscirei mai a fare. E quindi lo ammiro veramente tanto come youtuber e anche come persona perché è simpaticissimo. E vabbè, niente, torniamo a parlare di questo episodio. Penso che tra l'altro sia anche il primo episodio di zombie che pubblico. Non so se pubblicherò prima questo o l'altro. No, prima, penso prima questo. Quindi in teoria dovrebbe essere il primo episodio di zombie che pubblico. E non perché sono un pezzo di merda, uno dei motivi è quello che avevo già detto nel video della postazione da gaming, che purtroppo veramente con la scuola ne abbiamo fin sopra i capelli, cioè siamo pienissimi. E poi anche perché volevo portare Black Ops 3, perché ho Black Ops 3, sempre zombie, fare magari qualche challenge o qualcosa di carino. Il problema è che non riesco, ragazzi, c'è Fraps e Black Ops 3 contemporaneamente aperti consumano tantissima RAM e i miei 8 giga purtroppo non bastano. E quindi ogni volta che ho provato, diciamo, il video laggava. Di fatto c'è anche un video sul canale dove faccio Quickscope con Diego. E se ci fate caso il gioco lagga veramente tanto. Io all'inizio pensavo fosse un altro tipo di problema. Invece poi ho scoperto che è la RAM. E quindi nulla, purtroppo per un po' non potrò fare video di Black Ops 3. Spero al più presto di comprare un altro banco di RAM per portare qualche video. Perché comunque Black Ops 3 a me piace molto e mi piacerebbe farvi vedere quello che so fare e comunque portare qualche video carino. E vediamo, purtroppo non so quanto tempo ci vorrà. Ed è per questo che appunto dicevo ho deciso di portare le custom map di War at War. Sono mappe molto carine. E vabbè, nel senso alla fine è sempre la modalità zombie e voglio dire, perché no? Alla fin fine, se io mi diverto e voi vi divertite, ci sta a portare qualche custom map. Ne ho già in mente un'altra, non vi spoilerò nulla, che sono un copione di merda, ho visto anche questa sul canale di Coscino e niente, la voglio portare anche quella. Allora, nel frattempo siamo già arrivati al round 5 e abbiamo quei 5.000 punti famosi per aprire la porta. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare in questo round. Cioè, la metà del caricatore l'ho sprecata anche prima, non beccandoli. Perché anche se sparo dritto, ho distanza o no. Oppure direttamente sbaglio io perché sono una pippa. A volte non sparo, vabbè. Cosa c'è lì? Un bel max ammo. Potrei farmi un po' di punti con la pistolina. Allora, iniziamo a tirare una granella. E andiamoci a prendere questo bellissimo max ammo che noi accettiamo più che volentieri. E come vedete, quando si accoltella si viene beccati lo stesso. Quindi direi che noi ce ne stiamo a debita distanza, almeno finché non abbiamo la Juggernaut. E ci facciamo un po' di punti. Ok. E quasi quasi ci teniamo anche due monti, così che possiamo andare a esplorare un po' quella zona lì, così magari ve la faccio vedere un po' prima di iniziare direttamente a prendere, fare, dire di disfare. Tanto sì, bastano anche per fare una cassa i punti. Ok, ne rimangono tre. Ok, ne rimangono due. Quindi andiamo ad aprire la zona da 5.000 che è questa. Sì, perfetto, apriamo. Come vedete, la zona si presenta con un furgone qui, che è pressoché inutile. Penso almeno. Sì, ah, due, sì, sono pressoché inutili. Comunque sono pulmini, coglione, non sono furgoni. E qui c'è la nostra Juggernaut, che tra l'altro io penso sia stata presa da Black Ops 3. Perché quel cerchiettino lì così perfetto mi ricorda tantissimo Black Ops 3. Anche il Quick Revive. Devo vedere la stamina se è. E anche la double tap se sono di Black Ops 3. Nel caso dovrei riuscire a capirlo. Qui invece c'è il generatore, che direi che attiviamo subito. Questo perché va attivato? Innanzitutto perché ci permette di comprare le bibite. E ah, già, ah, cazzo, facciamo cassa. O prendiamo la Juggernaut. Io direi che prendiamo la Juggernaut. Questo perché ci serve per linkare il mainframe.
Mainframe che non si vede da Black Ops 1? Sì, da Black Ops 1 se non sbaglio. Questa mappa qui è un mix un po' di tutto, perché ci sono, mi sa, i perk di Black Ops 3. Gli oggettini qui, i teletrasporti, è di Black Ops 1. Anche gli zombie sono di Black Ops 1, tra l'altro, se ci fate caso. E le armi di Black Ops 2, perché alla fine il balista è di Black Ops 2. E anche le altre della cassa, adesso io ne ho viste molte poche, però anche le altre della cassa ne avevo una cazzata, ma sono di Black Ops 2. Double top, non riesco a capire se era 2.0. Sì, era 2.0. Eh sì, era double top 2.0. Vabbè, non diciamo stronzate da qua, dopo la vado a vedere. Niente, quindi uccidiamo questi zoppi e facciamoci un altro round per accumulare punti e magari farci una cassa. Così che iniziamo un attimo a essere un pelino più sicuri. Adesso non so questo, ma sì, ancora il primo episodio, decisamente. E quindi far vedere già un'arma decente al primo episodio sarebbe cosa buona. Andiamo avanti. Tanto ragazzi, se vi va, scrivetemi nei commenti qualche nome di custom map che conoscete, belle, divertenti, che magari vi piacerebbe vedere, che vi piacerebbe vedere. O proponete magari anche qualche challenge, qualsiasi cosa voi proponete che io sono più che disponibile ad accettare. E anche perché mi piacerebbe coinvolgervi molto, visto che negli altri video, vabbè che ne ho fatti pochissimi, però non ci sono riuscito in maniera particolare. Mi piacerebbe coinvolgervi un pochino di più. Quindi se vi va, lasciatemi anche qualche commento dove mi consigliate delle custom map. Mamma mia, appunto che sparare col balista oltre a fare pochi punti è anche una rottura di palle. Facciamo che tiro un'altra granella, che comunque anche con quella si fanno abbastanza punti. Un instant, ma sì, va, prendiamoci questo instant e accoltelliamo, tanto è instant. E ok, rimangono pochi zombie, direi che mi tengo qualche altro zoppo. Doppi punti. Che spreco questi doppi punti, porca miseria. Vabbè, andiamo a fare cassa, se riesco a passare. Sì. È la double tap 2.0, ragazzi, i perk sono di Black Ops 3. Avevo ragione. E quindi hanno messo insieme un bel po' di roba. Io tra l'altro ho fatto una cagata, perché la cassa non è di qua, quindi devo spendere 2000 punti per andare da questa parte, perché la cassa è di là e si vedeva anche. Vabbè, facciamo finta di niente e andiamo direttamente qua. E facciamoci un bel giro di cassa e vediamo che cosa esce. Vediamo, vediamo, vediamo. E vai, il comando! Questa sì che è una buona notizia. Quindi non ci sono solo armi di Black Ops 2, perché il comando è di Black Ops 1. Anche questa è una cosa molto carina. Se ci sono anche armi di Black Ops 3. Non lo so. Vediamo. Allora, mettiamoci da parte un po' di punti. Il mainframe l'avevo già linkato. Quindi direi che ci mettiamo da parte un po' di punti. Magari facciamo un'altra cassa. E iniziamo a comprare anche un altro perk. Dopodiché usiamo il teletrasporto. E comunque siamo anche già al round 7, se non muoio. Ok. Siamo anche già al round 7, quindi la difficoltà inizia anche ad incrementarsi. Andiamo su doppi punti, così ci facilitiamo un attimo tutto quello che bisogna fare. Preferito raccoglierlo subito questo maximo, perché sono parecchio incazzati gli zombie in questo momento, quindi preferiscono rischiare troppo. Sto anche cercando di fare il più possibile. Ne rimane uno. E la quantità di punti abbiamo. Allora io direi che si può comprare un perk. Sono indeciso, ma direi che qui cosa c'è? La stamina. Ma più che la stamina, sarei tentato a prendermi. Sì, dai, vado a prendere la speed cola. Che
Così siamo già a 3 perk. E siamo anche già a un buon punto per la challenge, avendo 3 perk. Qui c'è un piccolo problema, essendoci l'erba alta non si vede una beata minchia. Vediamo di fare questa cassa in fretta, che ci togliamo il ballista che mi sta sulle palle in una maniera mostruosa. E cos'è che mi dà un altro? Ah no, l'aug! Buono, molto buono l'aug. Un aug un po' diverso da quello che mi ricordavo, ma parecchio figo. Cacchio, è da tanto che non vedevo l'aug. Perfetto, allora uccidiamo lo zombie. Facciamoci. Io direi che arriviamo fino al round 10, magari. Non saprei. Vediamo un attimo come va. Magari facciamo una roba veloce e arriviamo appunto al round 10. Prendiamo subito questa bomba per velocizzare le cose. Tanto per ora siamo messi benino con due mitragliette e mitragliatrici. Così direi che siamo messi per adesso più che bene. Allora, facciamoci questa piccola sopravvivenza. Qualche round. Finitemmo. Sì, si spara a cazzo. E vai. Mi piace un sacco questo bonus, dovremmo metterlo anche in Black Ops 3, perché con le armi che ci sono in Black Ops 3 sarebbe più che divertente. Poi mi immagino con la Wonder Weapon che uno inizia a sparare come un coglione, sarebbe un sacco. Mamma mia, mamma mia, però si rischia neanche di morire. Vabbè. Mancano solo due zombie, che sono spariti. E cazzo stanno. Ah, eccoli là. E siamo già al round 9. Quindi lo sapevo che passavano in fretta questi round. E io direi che ci compriamo l'Electric Sheriff. Così siamo a 4 perk. E ci mancano Double Tap e Stamina, se non sbaglio. Si poteva già che non dire la sorpresa. Sì. Ok, ci mancano solo questi due perk. Forse. Non voglio spoilerare, ma diciamo forse, ma diciamo forse. Non è detto che ne manchino solo due. Perciò vediamo di far subito fuori questi zombie, così dopodiché, anziché così che in italiano, dopodiché prendiamo il teletrasporto. Non si chiama il teletrasporto.